Buongiorno Annalisa. Ben trovata. Buongiorno Enzo, buongiorno Furio, buon sabato anche a voi. E Annalisa, vogliamo parlare di questa stranezza di cui noi spesso ne abbiamo accennato nelle nostre chiacchierate del sabato, del fatto che a scuola non ci sono psicologi? Eh? Esatto, nel senso che tu sei stato uno dei fautori, diciamo, di questa riflessione, no? I tempi non sospetti. È vero, purtroppo è una dura verità, nel senso che all'interno delle scuole comunali, piuttosto che di quelle statali e anche di quelle private, molto spesso è una figura professionale che non è presente, e se è presente spesso è diciamo così investita da maestre che all'epoca, insomma, hanno fatto l'istituto magistrale, e per cui, insomma, avendo studiato la materia psicologica, vengono, ripeto, in qualche modo assolvono questo ruolo che comunque viene sempre conferito dai dirigenti della presidenza. Quindi purtroppo, insomma, a causa dei tagli, in teoria questa è la spiegazione che spesso viene data, della scuola pubblica, questi insegnanti spesso fungono da psicologhe scolastiche, però in realtà lo psicologo scolastico sarebbe, diciamo così, una figura professionale fondamentale all'interno della scuola, che potrebbe e dovrebbe assolvere diversi compiti, quindi sicuramente contenere l'area genitoriale, seguire gli alunni, il loro processo di studio, dall'orientamento alla segnalazione delle difficoltà attentive piuttosto che della dislessia, fino poi agli aspetti prettamente psicologici, e ovviamente potrebbe essere di grande aiuto per la classe docente, sia come sostegno, certo, anche nell'articolo poi si parlava di lavori usuranti, e l'insegnamento, vi posso assicurare, e i miei colleghi potranno testimoniare per chi frequenta le scuole, è un lavoro usurante, soprattutto a determinati livelli, in determinate aree della vita, per cui è una figura che purtroppo veramente occorrerebbe al mondo della scuola, ma purtroppo c'è poca sensibilità da questo punto di vista. Ecco, dottoressa, secondo lei, a proposito di lavoro usurante, può esserci anche un conflitto generazionale? Mi spiego meglio, magari nel caso in cui si parli di docenti, di professori che stanno ormai per andare in pensione, trovarsi di fronte a dei ragazzi che ormai sono super mega tecnologici, tra telefonini, tablet e quant'altro, questo può irritare la suscettibilità di queste persone proprio a fronte di una mancanza di supporto psicologico? Assolutamente sì, ma poi ripeto, specialmente per i docenti che stanno andando in pensione, purtroppo c'è anche un discorso veramente di pensionamento, ma anche proprio di mi viene il termine vecchiaia, ma è un termine bruttissimo, nel senso vecchiaia, ma nel senso di anni di esperienza, certo, e anzianità. Per cui, certo, essendo... grazie per il suggerimento. Perché? Perché comunque che il mondo della scuola è un mondo basato fondamentalmente sulle relazioni. Le relazioni sia da un punto di vista diadico, quindi insegnanti-alunni, insegnanti-genitori, e poi anche relazioni sociali, relazioni professionali, eccetera. Allora, il discorso è questo, che ovviamente queste persone, che molto spesso sono maestre, che sono state introdotte nel mondo della scuola quando erano molto piccole, perché al tempo, insomma, bastava terminare, no, appunto, il liceo psicopedagogico e automaticamente si entrava a fare questo mestiere. Diciamo che sono persone che ovviamente hanno accumulato tanti anni di lavoro, tanti anni di programmazione, tanti anni di negoziazione con i genitori, e ovviamente si sono anche dovute adeguare alle epoche in cui questi bambini sono cresciuti. Purtroppo, ripeto, stanno a cuore il lavoro proprio di relazione, queste persone poi sono anche esseri umani, perché ovviamente hanno anche una vita fuori dalla scuola, e molto spesso le situazioni all'interno della scuola sono veramente peggiorate, perché purtroppo molto spesso i genitori e spesso anche i servizi sociali delegano alla scuola dei compiti che la scuola purtroppo non riesce assolutamente a soddisfare. E poi non dimentichiamo, non dimentichiamo quello che è successo recentemente, appunto quella maestra dirigente della scuola materna del San Romano a Portonaccio, no? Di quei maltrattamenti dei bambini. Questo dimostra che
è necessaria, anzi è indispensabile, una figura professionale come uno psicologo che possa in qualche modo evitare che questi fenomeni si ripetano. Anche perché si potrebbero anche trovare questi maestri anche in un problema, in un momento particolare della loro vita, ad avere qualche problema particolare per cui necessitano appunto di un supporto psicologico. Assolutamente, certo, non possiamo, fra virgolette, no, ce lo siamo detto anche la settimana scorsa, in qualche modo giustificare le mancanze di un personale, diciamo, non idoneo, perché comunque se io ho dei problemi personali posso anche trovare un mio spazio psicologico al di fuori della scuola. Certo. Però è pur vero che essendo un servizio, lo psicologo scolastico è una figura che dovrebbe essere prevista dalla scuola, in questo caso la mancanza da parte delle istituzioni e non del personale ovviamente docente. Io quello che noto è, ripeto, che c'è una poca sensibilità, nel senso che il problema lo avvertono, la figura la desidererebbero, però non c'è nessuno veramente che fa in modo che questo accada. E invece lo psicologo potrebbe anche fungere da filtro e quindi in qualche modo alleggerire tutte quelle dinamiche insegnante, genitore, certo, che sono tipiche del mondo della scuola, che però oggettivamente alla classe docente non devono soddisfare, perché hanno altri tipi di competenze. Quindi molto spesso si delegano questi professori valori o di diciamo così una forma di preparazione, di una competenza a cui non sono assolutamente adeguati, no? Però dottoressa ha detto una cosa molto importante, quindi secondo lei il corpo docente non prenderebbe in linea di massima come una prevaricazione il fatto di avere un supporto psicologico, diciamo, quasi coatto? Guarda, il discorso è questo, è molto soggettivo, nel senso ci sono quelle persone che vivono la mia professione e tutta l'area psicologica veramente come una forma di integrazione all'interno della scuola, per cui comunque veramente ne usufruiscono in maniera intelligente, si soffermano, vogliono essere affiancate e non la vedono appunto come una forma di prevaricazione. Anzi, è un aiuto, un supporto, anzi è un supporto fondamentale. Esattamente. E invece purtroppo, come tutti i mestieri, ci sono le persone che in qualche modo hanno un atteggiamento un po' da factotum, per cui credono di avere, fra virgolette, quelle competenze che possano in qualche modo spaziare dalla didattica all'aspetto legislativo, agli aspetti relazionali, agli aspetti psicologici e psichiatrici certe volte di alcune situazioni, e non è così. Invece io sono promotrice della specializzazione delle competenze. Bene, grazie Annalisa. Grazie. Noi come sempre ci aggiorniamo nel fine settimana con questi argomenti che sono di stretta attualità. Grazie intanto per la tua partecipazione in diretta qui su Radio Roma Capitale. Grazie a voi per la disponibilità, buon sabato a tutti.